Che vigilia è stata? Una vigilia un po' diversa. Come si è vissuta la squadra, secondo te, e come la stai vivendo anche te? Ma è una vigilia piacevole, comunque sia la vigilia di un derby, quindi sentiamo assolutamente il calore della città, della nostra tifoseria. Anche oggi è stato bello e stimolante allenarci davanti a tutta questa gente, quindi siamo sicuramente carichi e quindi è stata una bella vigilia. Quella che andremo a giocare domani non è la gara più importante. Credo che sia sicuramente la più sentita. Non è la più importante perché credo che il segreto e la forza di una squadra debba essere quello di giocare ogni partita per vincere, per i 3 punti. Per me i 3 punti di domani sono uguali a quelli con il Brescia o quelli di sabato prossimo con l'Entella. Non sposta nulla. Credo che debba essere la nostra forza sicuramente la più sentita perché i 3 punti di domani possono rendere felici noi, la città, la società, la nostra gente. Quindi sicuramente anche questo. Mi ha fatto piacere che siamo tornati a vincere, che siamo tornati a vincere in casa, che abbiamo vinto una partita stradominata, che molte volte invece non c'era riuscito e uscivamo con la mano in bocca. Sappiamo che dobbiamo ancora lavorare moltissimo su tanti piccoli errori che commettiamo, però siamo sempre convinti quando prepariamo la partita di farlo per vincere. Quindi, domani è la stessa vigilia che oggi è la stessa vigilia della settimana scorsa. I 3 punti sono tutti uguali, questo è sacrosanto, ma è pur vero che questo non è un videogame, questa è la vita reale, l'ambiente condiziona. Arrivando qui stamattina c'erano tante macchine, tanti tifosi che in genere nelle conferenze stampa normali non ci sono. Ecco, volevo chiederle, lei è stato un grande calciatore fino a pochi mesi fa praticamente, lei come viveva queste partite? Quali sono state le partite che l'hanno più segnata emotivamente? Come le viveva? E in virtù della sua esperienza da calciatore, che consigli ha dato ai ragazzi per utilizzare quella tensione in modo positivo e non in modo negativo? Ai ragazzi non ho sovraccaricato questa partita, perché di per sé un derby, sentire i tifosi così ci comunica una partita speciale, ovviamente, quindi è inutile dire cose superflue, anzi cerco di tenerli molto tranquilli, di non sovraccaricarli, perché sarebbe un sprecare troppe energie prima della partita e non credo che sia giusto. Domani quando si entrerà in campo credo che respireranno ancora meglio quello che è, cosa significa giocare un derby. E poi come si dice spesso, ma è la verità, i derby non vanno giocati ma vanno vinti, perché ci deve essere l'ambizione di lasciare un ricordo indelebile nelle pagine di una società. Tra 20 anni penso che nessuno ricorderà il campionato 2015-2016, ma ricorderanno le 2 vittorie nel derby, che sono state 2 vittorie importanti, storiche. Quindi credo che la squadra di mister Bisoli venga ricordata per questo, lo stesso mister venga ricordato per questo. Ci deve essere l'ambizione e la voglia di lasciare anche noi, al di là di quello che poi faremo a fine campionato, un segno in questo. Insomma, nella storia del Perugia sarebbe bello essere ricordati anche per quelli che hanno vinto un derby. Questo fa parte di quello che ognuno di loro ha già dentro. Quindi, meno ne parliamo di questa cosa, credo che meglio sia. Poi domani, quando entrerà il riscaldamento, vedendo lo stadio, i nostri tifosi che verranno in massa, respireranno subito l'odore e il sapore di questa partita. Non guardo chi potrebbe giocare, so che potrebbero giocare eventualmente anche in un modo diverso, al 4-3, potrebbero giocare con 4-3-1-2, magari con Falletti dietro 2 punte, quindi magari anche vedere insieme acqua fresca a Benatti, ma non cambia le scelte degli uomini e il nostro atteggiamento. Noi abbiamo un'identità precisa e sappiamo attaccare, difenderci contro ogni modo, anche perché se no ogni settimana sarebbe un rimescolare continuamente. Invece abbiamo dei concetti ben precisi e in base a quei concetti lì approcciamo il mondo degli avversari, anche perché spesso troviamo squadre, anche noi a volte abbiamo fatto, che cambiano all'interno della stessa partita 2 o più moduli. Quindi sarebbe un giocare a scacchi, invece noi abbiamo il nostro modo e le nostre certezze. Credo che queste debbano essere
sempre a prescindere dagli avversari. Poi è normale che la posizione di un giocatore di talento tipo Avenatti, tipo Acquafresca, tipo Falletti, può avere degli accorgimenti particolari, quindi magari in quella zona lì uno può avere un accorgimento particolare, una lettura diversa, però niente di va a stravolgere.